senza mettere niente. Un attimo, che ora riappaio forse. E boh, non so manco che cazzo di giornata è oggi. Allora, adesso devo sentire passare, ma invece no. Vabbè, e non lo so. Di onorato, di Ono Bandana che non crede a quello che non crede a un cazzo. Non sa nemmeno che giorno è. Venerdì 3 dicembre, oggi dovrebbe essere anche il compleanno di qualcuno, non so, forse può essere, dopo faremo gli auguri. Seguitemi, non so nemmeno che cazzo dirvi, perché fra 2 secondi, appena riesco un attimo a resimolare le parole, vi dico cose. Ho passato, penso, uno dei test più difficili e meno cose della mia vita, forse anche. E, cioè, sì, sto piangendo, lo dico proprio, sì, sto piangendo, ma non sto piangendo di dolore, sto piangendo di gioia, perché ero teso fino a 2 secondi fa, perché e niente, ho passato una visita e l'ho passata, credo, col massimo, non lo so, cioè, mi ha dato anche la ricevuta, forse me l'avrà messo, credo, cose, se riesco a ritrovarlo magari ve lo dico in diretta. Però no, che cazzo ho tirato fuori, non lo so, vabbè, non lo so, sinceramente non so che dirvi. E dopo magari ci guardo e poi magari nella prossima puntata sarò più specifico. Sì. Mi viene a dire, lo dico in diretta, me ne frega un cazzo, pensavo che sia matto, pensavo quello che vi pare, però finalmente mio nonno forse mi ha ascoltato, finalmente. Forse doveva morire, no, non credo questo sia bello, però forse doveva venire a mancare un altro per fargli capire un attimo che toccava darti una manina. Posso finalmente, e ha a che fare anche sto cartello, posso finalmente proseguire per, diciamo, la mia storia non finisce qui. Si va avanti, ora verrà il peggio, tra parentesi, perché questo era lo scoglio iniziale, ma insomma verrà anche forse peggio, però diciamo che questo era lo scoglio, che passato questo non dico che tutto è in discesa, ma era quello che bloccava tutto, insomma, ecco. Aver passato, motivo di ansia che avevo tantissimo, penso di essermi quasi cagato addosso stamani, è quello, avevo un mal di testa, ce l'ho tuttora, mi è quasi passato, cioè, perché no, in realtà no, adesso per esempio è come se mi avessero dato un pugno in questo preciso momento, cioè ora me lo so dato io, però insomma me lo sentivo. Maledetto camion dei pompieri, mi hai fatto dire una cazzata, cioè finto camion dei pompieri, cioè ex camion dei pompieri, cioè giuro, questo non è un camion dei pompieri, cioè, però era, ecco, soprattutto per quel bollino che ho fatto intravedere, quei 2 bollini, mi ricordavo quello, quindi ho detto 80-90, no, un cazzo, porca puttana, e di mai no. Vabbè, non lo so nemmeno quello che sto dicendo. Diciamo, allora, si conclude questa settimana che è stata lavorativa, che è stata dura, molto dura. Rettifichiamo una cosa, ecco, nell'emozione mi sono dimenticato di dire questo.
mi sono accorto che ancora non vi ho detto di seguirmi, che sotto c'è il pulsante, poi attivate la campanellina, in descrizione troverete due link, uno per seguirmi in ogni dove. Bene, oggi sono uscito dal lavoro presto, diciamo, potevo uscire ancora prima, ma purtroppo, per fortuna, poi dipende, insomma, cioè purtroppo perché poi ho corso, per fortuna perché insomma comunque stavamo parlando di cose importanti e mi ha fermato un mio collega al telefono e non mi si staccava più, e però insomma stava dicendo cose importanti, non è che mi stava dicendo i cazzi dei suoi, ecco. Perché diciamo che aver avuto questo nuovo collega porta sicuramente competenze che ci sono, porta manovalanza, eccetera, però diciamo che al tempo stesso porta anche rogne, nel senso non lui in particolare, più che altro è perché lui in questo momento si sta occupando di un aspetto in particolare e quindi significa che da oggi in poi ci occupiamo anche di questo aspetto, anche di questo aspetto, per cui insomma ecco, diciamo che sono rogne, sono belle grosse e basta, e quindi insomma questo, però sono insomma andato col corso e poi oggi avevo questa visita che era insomma, diciamo quello, lo scoglio che mi bloccava, che anzi a suo tempo mi ha detto ah sì, ma vedi fin qua, quindi ok, a posto, sì, però vabbè, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E bene, sono molto 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 contento, finalmente qualcosa di positivo, finalmente, e questo ok, diciamo che avete rischiato di avere una puntata in cui piangevo di tristezza e uno invece in cui piangevo di gioia. Vi siete beccati quelli che piangevo di gioia, anzi forse quella lì di tristezza non me l'avrei fatta, ecco. E vabbè, e adesso magari ritroverò l'apposito coso. Cioè, io giuro, sono andato al bagno prima di venire qua perché poi nel frattempo sono ritornato a casa, no, perché sta qua vicino, e praticamente ho ritornato a casa e sono andato in bagno perché insomma mi scappava. Bene, sì, adesso torno e mi scappa, ma perché? Perché ho avuto sto momento panico, tensione, eccetera, non so, toccherà anche che controllo su tutto perché c'è il rischio che magari avrò lasciato nella cosa anche. Ero terrorizzato, sentite, ero veramente terrorizzato perché finora mi hanno sempre detto che non potevo, Cristo santo, nonostante poi dopo aver fatto la cura e tutto quanto, io come vedete, no, c'ho gli occhiali, vedo di più adesso rispetto a anche a qualche anno fa, vedo molto di più, cioè vedo il doppio da lontano, vedo praticamente il doppio di quello che vedevo prima. E non siamo ancora a vista d'aquila, ma Cristo santo, cioè vedo da Dio, ecco. E quindi dai, è andata e sono molto molto contento di ciò. Bene, com'è andata la settimana? È andata, insomma, ve l'ho già raccontato anche ieri, com'è andata stamani, dai, diciamo tranquillo. Mio collega poveretto è stato finora, non ne potevo più, immagino, ma non ne potevo più nemmeno io, cioè io sono tornato a casa, cioè avevo mal di testa, avevo gli occhi che mi si vedevano, nonostante questo però c'avevo la tensione, quindi non riuscivo nemmeno a addormentarmi. Adesso magari mi fermo qui in due secondi e quindi ecco, ieri ho fatto un video spezzatino a cazzo e vabbè, e basta, dai, siccome tanto io sono arrivato e
o fra un po' arriverà credo anche la mia compagna, poi forse mi sa mangio con i miei suoceri, gli do questa suoceri sempre fra virgolette che non sono sposato, no? E forse non lo sarò mai, chissà, può essere, boh, non lo so. Diciamo che la mia compagna, diciamo, ha guadagnato 100 punti in più con questo. E niente, adesso torno a casa, insomma, festeggiamo, non ne so, boh. Cioè, mi viene da piangere, ma adesso piango e vabbè, adesso torno a casa e piango, così pensano che è andata male. E vabbè, che dire, non prendo una pizza perché siamo notevolmente ingrassati, e però festeggeremo adeguatamente prima o poi. Bene, noi ci vediamo alla prossima puntata e che dire, vai, ce l'abbiamo fatta. Per questo poi verrà ancora, e fu così che sì, che fui segato sulla teoria. Ci vediamo alla prossima puntata.